Ragazzi, benvenuti a tutti oggi nel mio canale. Oggi sono qui per fare un altro video haul e dimostrarvi i costumi che vi dicevo la parte sotto. Adesso ce li ho qui e quindi ve li posso mostrare. Allora, inizierei dalle cose che ho comprato. Sono tutte le cose che ho comprato per il mare, per scendere in spiaggia, come copricostume, come queste cosine, perché essendo che l'anno scorso non ci sono stata al mare poche volte, dato che ho avuto esami e quindi mi sono concentrata di più allo studio, non avevo più niente da mettermi appunto per andare in spiaggia, e invece oggi diciamo che adesso ho fatto un po' di scorta. Allora, il primo pantaloncino che vi mostro è questo qui. Mi è piaciuto tantissimo perché è bianco e nero e quindi è facile da abbinare, appunto perché sono colori classici e la posso abbinare con qualsiasi cosa. Lo cercavo veramente tutto nero ma non l'ho trovato. Questo io l'ho preso sempre nella solita bancarella, comunque di questi modellini qui ho visto che ci sono da qualsiasi altra parte, per esempio anche dei cinesi, oppure nei negozi come Piazza Italia, oppure i Dazuiki, cioè li ho visti dappertutto questi pantaloncini fatti così. Magari cambiano la fantasia, ma cioè, diciamo che il modellino è sempre quello. Si presentano così, sono a metà gamba, a metà coscia diciamo, e hanno le tasche pure, sono comode, in più c'è l'elastico in vita che si può stringere e allargare. Io questi li ho pagati 3,50 euro perché appunto li ho presi in quella bancarella famosa dove trovo tutto a prezzo economici, e quindi questi sono i primi. Poi i secondi che vi mostro come pantaloncini, sempre ho preso questi qui che sono un po' più una fantasia sul tribale e mi piacciono veramente tantissimo. Anche queste hanno le tasche e hanno i colori dal marroncino all'azzurro, al verde acqua, al blu, al nero, al beigeolino, e mi piacciono tantissimi. Questi sono addirittura un po' più elegantucci da indossare secondo me anche per tutti i giorni, belli freschi, e sono anche più belli da vedere. E poi infine hanno questo ricamo sulla coscia diciamo, che mi piace tantissimo. Poi ho preso un jumpsuit, si chiama jumpsuit? Sì, comunque penso di sì, ed è una tutina intera però a pantaloncino. E questa tutina sempre l'ho pagata 3,50 euro. Tutte le cose che vi mostro dell'abbigliamento sono costati 3,50 euro, ed è così con il blu, c'ha questa fantasia sempre qui tribale, e infine è con rosso, bianco, blu, e di sotto ancora ci sono tipo questi mammut elefanti che sono, ed è molto bella, fresca fresca, ed è con la cerniera appunto a pantaloncino ed è stracomoda. E poi altri due vestiti che ho preso sempre come copricostume, ed è uno questo qui sempre con la fantasia tribale, perché vanno al momento tutte queste fantasie così, bianco e nero con questa fantasia, ed è totalmente trasparente, quindi appunto un copricostume, anche se mi piace tantissimo da mettere, che sto anche per una serata, però non posso perché vedete com'è proprio. Magari in videocamera non rende, ma trasferisce tantissimo, è proprio un velo, tranne che non mi ingegno e gli faccio mettere a mia mamma una fodera dentro, magari si può indossare perché è bello fresco, arriva all'altezza sopra il ginocchio ed è bello comodo, mi piace per tutti i giorni, per andare a fare la spesa, comunque anche per una serata con i sandali, per una passeggiata, è carinissimo. Questo forse l'ho pagato 6 euro, non mi ricordo più, ed è così molto molto fresco, bello, con questo colore bianco e nero. E poi sempre bianco e nero ho preso in questa, perché mi sono cambiato un pantaloncino che ho sbagliato la taglia, e quindi mi sono preso, meglio ho preso mia mamma perché non ci sono stata al mercato, poi quindi ci è andata lei, me l'ha preso così sempre con il bianco e nero, che sono colori insomma neutri da utilizzare. E qui diciamo c'ha 3 bottoncini tipo fatti di pietra trasparente, vedete, e sulle spalle c'è il pizzo, ed è bella fresca anche questa, c'ha pure le tasche se non mi sbaglio, no, tasche non ne ha, però arriva questa metà coscia, ed è veramente bella fresca pure questa, sempre per 3,50 euro. Adesso passiamo
ai costumi che mi ha fatto mia mamma. Il primo slip, non vi spaventate se sono mutandoni della nonna, ma siccome io sono formosa, o preferisco mettermi, cioè, sono fissata, io al mare devo essere al mio agio, punto. Quindi o mi metto costume in deri, oppure ho scogitato di mettere la mutandina vita alta come ai costumi di anni 60, diciamo, anni 50 forse, e poi il pezzo sopra a mia scelta. Quindi la prima che mi sono fatta fare è stata questa totalmente nera, che appunto così sembra un mutandone, però poi indossato arriva più o meno sopra l'ombelico e quindi va bene, mi piace tantissimo. Poi c'è la fascia super colorata, quella che avevo fatto vedere da te, che avevo preso da te Zenith. Vi lascio il link dell'haul che avevo fatto giù nell'info box. Ed è la prima con questo fucsia fluo che me l'ha fatta così e mi piace tantissimo, già l'ho indossata un paio di volte ed è stracomoda, nera, appunto me l'ha fatta mia mamma perché se l'andavo a cercare non la trovavo, in questo modo me l'ha fatta lei ed è fantastica. E poi la seconda è sempre in questo modo, però è tutta totalmente nera, quindi gli posso mettere qualsiasi. Sia quello colorato, sia con il blu, con il verde, che ne ho un casino di sopra, e quindi posso sbizzarrirmi come voglio perché la mutandina appunto è nera e neutra e gli posso mettere qualsiasi colore. Questo sono un po' più vincolata perché appunto c'è il fucsia, però mi piace. E niente ragazzi, e poi un'altra cosa che mi sono presa della bancarella è stato questo bracciale insieme alla mia amica per avere qualcosa di uguale. Ci siamo presi questo braccialetto che ha tante pietre colorate ed è tipo sbrilluccicante, vedete? E questo l'abbiamo pagato 1 euro proprio per simbolo dell'estate che abbiamo passato quella giornata insieme. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un pollice in giù come sempre. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi vestiti che ho preso per il mare. Io vi mando un grossissimo bacione e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!